facciamo le guance. Le guance brasate al vino rosso con delle patate, va bene? Gli ingredienti quali sono? Ve lo dico subito. Due belle guance, eccole qua. E mo me lo diranno tutti i macellati d'Italia, perché mo andrete lì, chiederete le guance, quelli diranno, ma no, guarda, una bestia, ce ne sono solo due le guance. Andiamo avanti. Poi, porro, setro già tagliato. Abbiamo una bella cipolla, ramata, l'ho usata ramata, carota, burro, patate, l'arancia. Poi abbiamo un mix, come dicono quelli là forti, quelli bravi veramente, un bouquet di erbe aromatiche. Io dico un mazzetto. Allora qui abbiamo salvia, prezzemolo, rosmarino, timo, il vecchio e buono alloro. Ecco qua. Poi la patata sbucciata. Eccola qua, pack. E poi vino rosso. Oh, non il vino tra i cartoncini. Tanto quello che mettiamo qua dentro lo ritroviamo nel piatto, deve essere buono. Andiamo avanti. Subito, veloce, veloce. Allora, la guancia. Allora, questo qui, dato che tanti di voi mi hanno chiesto parlare dei coltelli, è un boucher, un coltello da carne, da disosso. Vedete? È bello rigido, duro, mentre quello che si usa per il pesce è più morbido, è più elastico, diciamo. Vado a togliere questa parte qui. Io gliela tolgo perché non mi piace, assolutamente. Faccio così. Questa è la, diciamo, è la, il tessuto che avvolge questo muscolo della guancia. Allora, questa carne che cosa ha di speciale per chi l'ha mangiata? Che cosa ha? È una carne che dopo un po', dopo un bel po' che sta in cottura, il collagene all'interno si scioglie. Cioè, presenti i muscoli? La coda vaccinara? E dopo un po' sta carne diventa della morbidezza unica, proprio che ti dice magnami tutta. Ok, ecco come l'ho pulita, bellissime. Questo qui o lo fate voi con un coltello che taglia bene, o se no lo fate fare dal mio amico macellaio, muore tanto bene, da oggi verrà benissimo. Allora, però dai, facciamo vedere pure altri tagli di carne, no? Sono sempre gli stessi, queste fettine. Allora, burro, qua ci va il burro. Poi un goccetto d'olio di quello buono, d'amico mio Franci, Giorgio, grazie Giorgio. Ste guanciotte sono troppo grosse, io le divido in qua, in due. Ah, guardate spettacolo, vai così. Qua, quando vedete a casa mia sta pentola, avete capito tutto, si cucina per tanto tempo. Cioè la cottura è molto lunga. Metto tutte le erbette e guardate poi che ci metto poi io. Appena appena, senza esagerare. Metto la scorza dell'arancia. Pensate, qui con questo coso che mi ritrovo sopra qui a sta pentola col burro che si scioglie e profuma insieme a queste erbette alla scorza d'arancia, una cosa deliziosa, sembra un dolce, sembra. E cominciamo a rosolare un po' di sale, metto, guardate, sto usando un sale integrale marino. Questa può andare, piano piano, vedete? Che profumo! Una bella grattata abbondante di pepe nero, sfumo col vino. Quando ho evaporato del tutto l'alcol, aggiungo il sedano tagliato grossolano, il porro, che a me piace molto, poi la cipolla, ecco, due bei pezzettoni, così, carota, bella così. Adesso a bassa temperatura, proprio alla metà, anzi meno della metà, a 4, questa arriva a 9, io la metto a 4. Aggiungo altro vino, appena spicca il bollore chiudete così e fra quanto ci vediamo? Poi ci vogliono almeno 3 ore, però vi posso dire, poi ci vediamo insieme, che è un risultato fantastico. Ma nel frattempo facciamo un'altra cosa. Allora, metto un goccino di aceto bianco dentro quest'acqua in piena ebollizione. Vado a sbollentare le patate. Le taglio a spicchi. Lascio proprio all'interno un po' di anima, che poi mi consentirà di poterle saltare in padella. Col burro e l'erba aromatica. Mamma mia. Sono passate 3 ore. Sono andato pure in palestra. Eccomi qua. Ma guardate qui. Venite a vedere. Mamma mia. Si sente il profumo proprio del buono. Del buono. Ma saranno cotte le nostre guanciotte? Che dite? Guarda un po'. Oddio, mamma mia, ragazzi. Allora, appoggio le guance qui. Levo tutte quante le erbette. Frullo tutte le verdure. Così che cosa faccio? Agevolo
diciamo, la densità di questa salsa, perché deve essere abbastanza densa, no? Ah, sono bruciato. Mettiamo sul fuoco, di nuovo, così manteniamo calda. Nel frattempo, qua, le patate più buone del mondo. Per voi, quali sono le patate più buone del mondo? Volete saperlo? Per me quali sono? Quelle ripassate col burro. Queste sono le patate che ho scottato. Metto la guancia all'interno della salsa, così si scalda bene. Mario, ci stiamo, eh? È pronto? La prima guancia, siamo pronti. Mettiamo la guancia, la mettiamo qui nel piatto. Bella, due pure, buone. Sei pronto, Mario? Poi, patate. Ecco qua le patate, buone. Queste sono proprio buone, buone, buone. Questo è il pranzo della domenica, ragazzi, eh? O il sabato sera. Erbette, così, buttate così, vai. E adesso la salsa sulla guancia. Mamma mia, ragazzi. Mo se magna, Mario, vai. Questa se la prendiamo noi. Vai, balla, andiamo. Rendiamo vivace questa ricetta, dai. Allora, ecco qua. Adesso dobbiamo usare il coltello? No. Guardate, osservate qua vicino, camera woman. Forse è troppo morbida. Forse è troppo morbida. Eh? Vuoi assaggiamo, Rio? Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, aspetta. Dimmi che ne pensi. Vuoi? Vuoi? Ragazzi, allora, basta queste fettine. Petto di pollo. Cominciamo a mangiare altri tagli di carne. Buona, mi raccomando. Raccomandatevi al vostro macellaio. Un bacione, un abbraccio. Da Max e da Mariuccio. Saluto a tutti quanti. Ciao ciao. Saluta un po'. Se sei addormentato. Bravo! Grande. Un bacetto. Bravo. Che bontà, buonissima. Mmm, mmm, è giù, si può? Mmm.